può andare in pensione nel 2016. Acquisisce il diritto alla pensione con decorrenza 1 settembre 2016 il personale della scuola che entro il 31/12/2016 maturerà i seguenti requisiti previsti dalla riforma in vigore dall'1/1/2012, la riforma Fornero. Pensione di vecchiaia, 66 anni e 7 mesi di età per le donne e gli uomini con almeno 20 anni di contribuzione. Pensione anticipata, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Naturalmente, se non ha cessato già dal servizio, può andare in pensione anche il personale che alla data del 31/12/2011 aveva maturato un diritto a pensione o di anzianità, cioè la vecchia quota 96, o 40 anni di contributi indipendentemente dall'età. O di vecchiaia, 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne, entrambi con almeno 20 anni di contributi. Ma quanti possedevano i suddetti requisiti e sono rimasti in servizio sono molto pochi. Per questi è prevista la cessazione d'ufficio al compimento dei 65 anni di età entro il 31/8/2016. Per effetto di una norma prevista dalla legge di stabilità 2016, possono accedere al trattamento pensionistico le lavoratrici dipendenti che entro il 31/12/2015 raggiungono almeno 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi, a condizione che optino per il sistema di calcolo totalmente contributivo. Inoltre, una norma della stessa legge di stabilità che riguarda i cosiddetti salvaguardati consente a quel personale che nel corso del 2011 ha beneficiato di congedi per assistere figli con grave disabilità di andare in pensione dal prossimo 1 settembre, qualora abbiano raggiunto un diritto a pensione, con le norme pre-Fornero entro il 31 dicembre 2015. Pertanto potrà presentare domanda di pensione chi ha raggiunto i 40 anni di contributi o la quota 97 e 3 mesi con almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi o 65 anni e 3 mesi di età e almeno 20 anni di contributi entro la predetta data. Il numero massimo di quanti potranno beneficiare di questa possibilità è di 2.000 unità. Cessazione d'ufficio. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 90/2014 ha disposto l'abrogazione del trattenimento in servizio a domanda con decorrenza 1/9/2014. La cessazione dal servizio, pertanto, avviene d'ufficio al raggiungimento dei requisiti previsti dalle attuali norme. Per la pensione di vecchiaia, 66 anni e 7 mesi e 20 anni di contribuzione entro il 31/8/2016 o per quella anticipata, 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini entro il 31/8/2016. Per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31/12/2011 sulla base delle norme previgenti la riforma Fornero, se ancora in servizio la cessazione d'ufficio avviene al compimento del 65esimo anno di età. Domande di cessazione dal servizio di pensione. Per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio e di trattamento pensionistico, i termini sono fissati dal MIUR. L'istanza di cessazione dal servizio si presenta esclusivamente mediante la procedura POLIS, istanza online, disponibile nel sito web del MIUR. Il personale delle province di Trento, Bolzano e d'Aosta presenta la domanda in formato cartaceo, direttamente alla sede scolastica di servizio o titolarità. La domanda di pensione deve essere inviata direttamente all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici mediante, primo, compilazione e trasmissione telematica attraverso l'assistenza gratuita di un patronato, 2, compilazione online accedendo al sito web dell'INPS previa registrazione. Tali procedure sono le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Nelle slide successive potete leggere i requisiti per il pensionamento nei vari anni fino al 2030. Per maggiori informazioni e per l'assistenza alla compilazione della domanda di pensionamento, vi consigliamo di rivolgervi alle sedi provinciali della Gilda degli Insegnanti.